Spirito Santo, vogliamo metterci dinanzi alla tua presenza, o Signore, e chiedere il dono di una rinnovata effusione di Spirito Santo su di noi, su ciascuno, su ciascuna delle nostre persone, sulle nostre comunità, su tutte quelle persone che si sono raccomandate anche le nostre preghiere e che si mettono in comunione con noi, anche al di là del tempo, del luogo che stiamo vivendo in questo momento. Ti chiediamo, Signore, di benedire le loro vite, di benedire i loro cuori. Ti chiediamo, Signore, di donare salute nel tempo, la tua consolazione, la tua grazia, la tua potente salvezza, perché possano partecipare di questa vita nuova che tu prometti ai tuoi servi fedeli. Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Fai piovere su di me, apri la porta del cielo, fai piovere su di me, apri la porta del cielo. Avvolgere, fai piovere
Grazie Gesù. Lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo Signore per il dono della tua benedizione che rimuoviamo su di noi. Vogliamo pregare il Signore di farci fare esperienza viva di te. Fa un Signore che ciascuno di noi possa sperimentare gli effetti della tua grazia. In fede ti diciamo già grazie, Signore. Grazie per ogni tuo beneficio. Grazie. Grazie Signore per questa benedizione che non è solo per noi, ma si estende Signore a quanti portiamo nel cuore e da anche oltre Signore, perché tu Signore non conosci i limiti, il tuo Santo Spirito ha molta più fantasia di quanto ne abbiamo noi Signore, raggiunge le persone che abbiamo nel cuore anche se sono lontane Signore. E ti diciamo anche grazie Signore, per questo seminario riceviamo a vita nuova e ci dice di ripartire da qui Signore, ci dice di riprendere il nostro cammino e di seguire la strada che tu ci indirerai, e per questo Signore ti diciamo grazie. Grazie. Dopo molto tempo la parola del Signore fu rivolta ad Elia. Nel terzo anno, in questo termine, va e mostrati ad Acab, perché invierò la pioggia sulla faccia della terra. 1 Re 18, 1-2. Siamo arrivati alla terza puntata, al terzo incontro dei seminari di Vita Nuova nello Spirito che Papa Francesco ha raccomandato proprio nel giugno dello scorso anno, 2015, e a tutti i sacerdoti di fare questi seminari di Vita Nuova nello Spirito nelle scuole, nelle parrocchie, negli oratori, e ovunque si potessero organizzare. Il tema che tratteremo stasera è quello della vita nuova nello spirito. Dobbiamo arrivare a capire che la buona novella è davvero una buona notizia, il Vangelo è una buona notizia, e dobbiamo sapere con certezza che la vita nuova è a disposizione di tutti e che dobbiamo e possiamo ottenerla attraverso una più piena ricezione dello Spirito Santo. Allora potremo vedere questa vita nuova che si centra nella relazione con il Signore e che si tratta di un'esperienza spirituale, quindi non solo di un sentito dire. Questa lezione, potremmo dire, di questo seminario è personale, si centra cioè sulla vita nuova che ogni singola persona può avere. Non è tanto un insegnamento generico, ma è un insegnamento personale. Partiamo da quell'espressione che usa Gesù: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Capitolo 10 di Giovanni, nel versetto 10, c'è proprio questa espressione. Il Padre vuole che tutti i suoi figli abbiano la vita nuova. Per questo ha mandato Gesù nel mondo, perché possiamo ricevere la sorgente della vita nuova, ossia lo Spirito Santo. Spesso il nostro cristianesimo, con cui siamo venuti in contatto, non è spiritualmente vivo. Ma Dio sta muovendo la sua Chiesa. Soprattutto dagli ultimi anni, dagli ultimi 50 anni, da dopo il Concilio, c'è questo risveglio nello Spirito che la Chiesa sta sentendo in maniera speciale. E il Padre vuole che tutti gli uomini abbiano la vita eterna,
Per questo ha mandato il suo figlio nel mondo, per portarci la vita nuova, una vita nuova in pienezza. Gesù è il Signore. Se accettiamo la sua signoria nella nostra vita, ossia se gli permettiamo di regnare in noi, sperimenteremo la libertà nuova e una vita completamente nuova. Ancora, in lui i nostri peccati sono stati perdonati. Proprio lo scorso incontro era centrato sulla salvezza. Indipendentemente da quello che abbiamo fatto, può essere eliminata ogni barriera tra noi e il Padre. Se vi ricordate, una delle espressioni più belle che c'è nella Sacra Scrittura, nel Libro dei Salmi, il Salmo 100, egli perdona tutte le tue colpe. Ma tutte si possono perdonare? O ci sono dei peccati che Dio non può perdonare? Dio perdona tutte le colpe e guarisce tutte le tue malattie. Su questa parola dobbiamo veramente fondare la nostra vita. E quindi può essere eliminata ogni barriera. Il peccato, la colpa, mette una barriera tra noi e Dio, ma Dio la vuole eliminare, la vuole togliere. Dopo la risurrezione di Gesù dai morti e la sua ascesa al Padre, Dio ha mandato lo Spirito Santo affinché ci portasse la vita nuova di cui abbiamo bisogno per vivere uniti a Dio. E proprio all'inizio del libro degli Atti, al capitolo primo, si parla proprio di questa promessa di Gesù. Quando lo Spirito viene in una persona, questa si trasforma, diventa cioè una persona diversa, riceve il potere di conoscere Dio e di vivere una vita nuova. Adesso spiegheremo che cos'è il battesimo dello Spirito e quindi l'esperienza personale del battesimo dello Spirito Santo. Cos'è il battesimo dello Spirito? Dunque, vediamo cosa significa il battesimo sacramentale e la cresima. Il battesimo sacramentale è l'inizio della vita cristiana per il bambino. La cresima dovrebbe essere invece la confermazione, il riconoscersi soldati di Cristo, un rafforzamento della vita cristiana. Ma sono in pochi a fare questa esperienza e in genere la cresima è un solo pensiero che ci si toglie. Mi sono comunicato e cresimato, anche questa è fatta. Dunque, vediamo sulla cresima cosa dice la Sacra Scrittura. I passi che descrivono l'imposizione delle mani per ricevere lo Spirito Santo e possiamo vedere Atti 8, 12 e 25. Usati nei libri di teologia per dimostrare che esiste un sacramento distinto dalla cresima, danno origini a problemi perché dimostrano effetti visibili che si verificavano di pari passo con il sacramento. Chi riceveva lo Spirito Santo per mezzo dell'imposizione delle mani sapeva che gli era successo qualcosa e così chi gli stava intorno. Nel passo di Atti 8, in cui Pietro e Giovanni vanno in Samaria a battezzare nello Spirito Santo i samaritani convertiti da Filippo, è talmente evidente che tale battesimo doveva essere un qualcosa di potente e di constatabile, che Simone il Mago voleva comprare, quel potere di dare lo Spirito Santo a chi glielo aveva chiesto, a chi glielo avesse chiesto. Il problema: chi all'inizio del cristianesimo riceveva il battesimo nello Spirito, vedeva cambiare la propria vita. E nella teologia della cresima, tale cambiamento si suppone avvenga in seguito al sacramento. Perché allora oggi ciò non avviene? I sacramenti non producono automaticamente i risultati che dovrebbero. È come se ci regalassero la chiave di un cassetto di oggetti preziosi e noi, non credendo che funzioni, anziché usarla, la teniamo in tasca. Il dono, il sacramento, è lo scopo non raggiunto perché non ci siamo aspettati che funzionasse e l'abbiamo usato. Ci vuole fede, come l'emorroissa che toccò il manto di Gesù aspettandosi di guarire. La Chiesa oggi. Ora nella Chiesa si fa spesso il rinnovamento del battesimo e della cresima. Fatti tanto per fare, possono non avere efficacia. Ma se preceduti da adeguati corsi preparatori, i cursillos, possono portare le persone ad una vera conversione che li renderà veramente cristiani. Tale conversione fornisce qualcosa che mancava, la recettività alla grazia di Cristo data nel sacramento. Avendo fatto una vera donazione a Cristo, è un atto puro di fede in Lui.
La vita di Cristo comincia ad operare in noi. Se la cresima è rinnovata, ricevuta con la dovuta conoscenza del suo significato spirituale, si potranno vedere ancora gli effetti dei primi tempi della Chiesa. Sicuramente, se si riceve il battesimo nello Spirito. Battesimo significa immersione, tuffo. Quando lo riceviamo, la nostra relazione con lo Spirito cambia. Si ha un nuovo senso della presenza di Dio e si sperimenta un cambiamento del modo di operare dello Spirito nella nostra vita. Si prega più facilmente e profondamente e si potrà dire che lo Spirito ha pregato in noi. La guida da parte dello Spirito sarà nuova e più immediata e darà risultati straordinari. La Scrittura diventerà viva e quindi si pregherà e si riceverà quanto si chiede. Avremo una pace e una gioia più profonda e grande e una nuova capacità di amare. Cominceremo a vedere in noi e negli altri i doni carismatici dello Spirito, 1 Corinzi 12. Sperimenteremo un cambiamento nella nostra vita e saremo rafforzati in modo tale da renderlo permanente. Ma per sperimentare i veri effetti dei sacramenti abbiamo bisogno di una fede vera, che viene da una vera conversione a Cristo, con il battesimo rinnovato, e che può chiedere il dono dello Spirito Santo e aspettarsi di riceverlo. Ma allora, che cos'è il battesimo nello Spirito? Nella Chiesa primitiva era facile capirlo, non vi erano esperienze precedenti. Oggi è una cosa diversa per i vari tipi di persone, a secondo delle loro precedenti esperienze con Dio. Tutti sperimentano un vantaggio nel loro rapporto con Dio, nella vita di preghiera e nelle potenze delle azioni. La Scrittura parla di ricevere il dono di Dio, Atti 2:38. Ricevere il dono dello Spirito, Atti 8:20. Ricevere lo Spirito Santo, Atti 8:17-19. Essere riempiti di Spirito Santo, battezzati nello Spirito Santo, Atti 1:15. Rivestiti di potenza, lo Spirito Santo viene su. Lo Spirito Santo è dato, eccetera, e molti altri termini. Lo Spirito Santo è un regalo, un dono da parte di Dio. Lo Spirito Santo viene e ci è donato, ma la nostra parte è quella di riceverlo. Quali sono allora gli effetti quando si riceve lo Spirito Santo? Si diventa figli di Dio, quindi si inizia a conoscere Dio per esperienza, non per sentito dire, non perché ti hanno raccontato qualche cosa. Anche quelli dell'Agenzia delle Entrate conoscono la nostra data di nascita, il nostro codice fiscale, quanto prendiamo, conoscono tutto, anche le tasse che dobbiamo pagare, anche quello che noi non sappiamo, anche la cartella che magari ci hanno spedito qualche giorno fa. Invece, ecco, diventare figlio di Dio significa fare un'esperienza viva di Lui, avere un'esperienza veramente efficace con Lui. La preghiera sarà quindi un modo nuovo per incontrarsi con Lui. Sarà non tanto l'uomo a pregare, ma lo Spirito Santo di Dio a pregare in Lui. Come? Anche attraverso il dono delle lingue. Vedremo poi che cosa significa questo. Il dono delle lingue è un dono di preghiera. Anzi, lo spieghiamo subito questo dono, che è importante. Poiché è un dono di preghiera, è un mezzo di crescita spirituale, è un graduale crescere nella intimità con Dio. È lo Spirito di Dio che loda in noi il Padre. E ancora, lo Spirito di Dio che prega in noi quando non sappiamo cosa dire o come pregare adeguatamente. Che cosa gli dobbiamo chiedere al Signore? E possiamo dare suggerimenti a Dio? No, allora preghiamo nello Spirito, preghiamo con le lingue. Attenzione, il dono delle lingue è dire a Dio qualcosa in maniera così potente che la nostra mente entrerebbe in tilt se capisse quello che stiamo dicendo a Dio. La preghiera in lingue è una preghiera così potente che la nostra mente, la nostra vita sarebbe sconvolta se noi comprendessimo quelle parole che stiamo dicendo a Dio. Mi state seguendo quello che voglio dire? È talmente potente quella preghiera che ci sconvolgerebbe.
Ecco perché lo Spirito Santo di Dio prega in noi con gemiti inesprimibili, Romani 8, troviamo questa espressione, perché noi non sappiamo neanche cosa sia conveniente domandare, ma è la potenza di Dio che attraverso quella preghiera rende efficace qualcosa che, scorrendo attraverso di noi, manifesta l'onnipotenza di Dio. Capite bene che è qualcosa di come un torrente in piena, come se in questo momento dicessimo: quanta acqua scorre in un torrente in piena, in un fiume che porta milioni di litri di acqua, tonnellate e tonnellate di liquido che scorrono in un momento, una forza impressionante. Ecco, lo Spirito Santo ci fa fare questa esperienza senza rimanere travolti. Chiaro? Ecco. Ancora, la Bibbia diventa viva, non è più uno scritto, non è più un racconto, non è più una lettera morta, ma diventa Dio stesso che ci parla. Si sviluppano i frutti dello Spirito: amore, pace, gioia, umiltà, autocontrollo, pazienza, bontà, fedeltà, mitezza. Sono i frutti dello Spirito che vengono elencati nel capitolo 5 di Galati al versetto 22-23. Ancora, possiamo ricevere i doni carismatici dello Spirito Santo per servire Dio, ad esempio la profezia, la guarigione, il discernimento degli spiriti, l'ispirazione a parlare. E attenzione, è un servizio reso alla comunità. Fate questo possiamo dire semplice ragionamento. Che cos'è la profezia? È comunicare a qualcuno della comunità quello che Dio gli sta dicendo. Quindi è un dono per voi? No. No, è un dono per gli altri, è un dono per la comunità. Il dono della guarigione, quando si va a pregare sui fratelli che hanno bisogno di guarigione, è un dono per noi? No, è un dono per quella persona che ha bisogno. Allora capite bene quello che significa per ciò che è utile in una comunità, per ciò che è necessario. Allora, l'esempio più chiaro che ci viene donato è quello di un regalo che ci viene fatto, ad esempio una macchina nuova e potente con un pieno di benzina. Voi immaginate, vi viene fatto questo regalo, un ragazzo che fa 18 anni, un regalo che gli fanno, la macchina nuova, la patente, e va a ritirarla ed è all'interno dell'autosalone. Voi sapete bene che, essendo all'interno dell'autosalone, non può essere messa in moto. E pensate a questo ragazzo, immaginate questo ragazzo che a fatica spinge a mano questa macchina che fa pochissima strada e tantissima fatica. Ok? Quando però sale sulla macchina, accende la macchina, inizia il rombo del motore, cosa succede? Funzionerà e quindi farà tanta strada con poca fatica. Allora, quando siamo noi a spingere il carretto, tanta fatica e poca strada. Quando invece lo Spirito Santo di Dio che agisce, tanta strada e poca fatica. Ecco, dobbiamo arrivare a questo. E la vita quindi dello Spirito, la vita piena dello Spirito Santo, inizia quando veniamo battezzati nello Spirito. Sperimentiamo la sua presenza e vedremo anche dei cambiamenti. E sarà un'effusione straordinaria. Questo cambiamento sarà diverso secondo la persona che lo riceve. Sarà un'esperienza personale. Ciascuno avrà un effetto personale. E attenzione, mi permetto di dire questo, che riceverà ciascuno ciò che gli manca, perché Dio vuole completare in pienezza ciascuno dei suoi figli. Sperimenterà la presenza di Dio nella sua vita, ma ancora vedrà come tutto quello che ci è stato insegnato nel cristianesimo, tutte quelle risorse, saranno rigenerate e le vedremo sotto un'ottica totalmente diversa. È necessario quindi far sì che ci sia questo contatto diretto con Dio. Alla fine di queste sessioni del seminario
vi inviterei anche a pensare ad un... Spegnetevi questi telefoni che fischiano, grazie. E alla fine della sessione di questo seminario possiamo prendere anche un appuntamento per la prossima volta, già lo pensiamo, perché ognuno possa fare un incontro, anche a piccoli gruppi, magari lo studiamo, perché possiamo veramente, ecco, far sì che si possano chiarire alcuni dubbi e si possano chiarire anche quelle che sono le difficoltà che tante volte incontriamo nel nostro cammino. Ci sono delle resistenze che impediscono all'azione di Dio di compiersi in noi. Il battesimo nello Spirito ha inizio, è solo l'inizio della vita nuova nello Spirito Santo. È come non arrivare sulla cima della montagna, ma essere ai piedi della montagna ben equipaggiati e si inizia il cammino, non si è arrivati. Molti pensano che ricevere l'effusione sia un traguardo. No, quello è l'inizio, la partenza. È iniziare. È come quando una persona prende la patente. Non è la fine. Da quel momento tu puoi iniziare a guidare. Siamo attenti, c'è un'errata concezione, un po' come quando si preparano i nostri ragazzi al corso Cresima e poi finiscerà tutto. È sbagliato, quella è la preparazione, da lì devi iniziare, ce lo diceva anche Pio all'inizio, no? Ecco, e la necessità di entrare in questa relazione con Dio, di credere, ecco, nell'azione di Dio, non tanto nelle pratiche o nelle credenze. Tanti cristiani sono superstiziosi, lasciatemelo dire, sono superstiziosi e fanno delle pratiche che sfiorano il magismo e sfiorano la superstizione, e quindi quella non è fede. Sicché il nostro vivere la fede significa andare oltre quelle che sono delle semplici superstizioni o creduloneie. Non è ritornare indietro, ma è andare avanti nel cammino di fede, crescere, fare quelle cose che non sono più per bambini. San Paolo lo dice: quando ero un bambino ragionavo da bambino, mi comportavo da bambino, ma ora che sono adulto non faccio più queste bambinate anche nella fede. E allora sperimentare lo Spirito Santo significa, ecco, entrare in questa quotidiana relazione con lo Spirito Santo. San Paolo fa una domanda alla comunità che va a trovare, la comunità dei Galati. Al capitolo 3 della lettera dei Galati, al versetto 5, si legge così: Dio vi dà lo Spirito e opera miracoli tra voi, perché avete obbedito alla legge o perché avete creduto a ciò che vi è stato predicato? Creduto a ciò che è stato... Perché abbiamo creduto a ciò che è stato predicato. Non per aver osservato le leggi, i precetti dell'antica alleanza. San Paolo dà per scontato che ci sono dei miracoli in quella comunità. Vede quei miracoli. Ma quei miracoli perché si sono verificati? Perché si è creduto. Non per aver fatto delle pratiche, non per aver fatto una novena, con tutto rispetto per queste pratiche, che devono essere fatte nello spirito, non più nella meccanicità. Non so se mi state seguendo. Ecco, se tu lo fai nello spirito, è tutto un'altra cosa. Non sono più delle realtà, potremmo dire, meccaniche che tu fai. La sfida sta proprio in questo. E San Paolo non sente il bisogno di spiegare, perché per lui è ovvio che sappiano e abbiano esperienza, e tutto deve essere tanto normale da potervi fare un semplice riferimento. Si può parlare di questi miracoli ancora oggi nella Chiesa? Certo, la comunità cristiana, se permette allo Spirito di entrare, di agire, vedrà ancora il compiersi miracoli. Qualche giorno fa è stata mandata una trasmissione dove c'era un racconto dove una bambina che era stata portata al Papa mentre che passava e il Papa gli ha baciato la testa,
c'era un tumore, una lesione, una neoplasia nella testa di quella bambina, e dopo aver baciato la bambina, dopo qualche tempo gli hanno fatto le analisi e il tumore era sparito. È una cosa straordinaria. Guardate, se leggiamo gli Atti degli Apostoli si dice che appena Pietro passava e l'ombra sola sfiorava i malati, questi guarivano. Ma se è successo con San Pietro, il successore di Pietro ha questa capacità? Sì, ha questo carisma? Sì. Allora che ci meravigliamo? È naturale. Capite bene che questo è naturale. Mi state seguendo? Quando San Paolo dice, ma questi miracoli che succedono per voi sono qualcosa di naturale perché avete creduto? O sono qualcosa perché avete fatto chissà quale sforzo? Perché abbiamo creduto. Abbiamo creduto che Gesù è il Signore che ancora opera e agisce. In questa settimana ci prepareremo a qualche incontro personale che possiamo fare, se vogliamo. E perché questi incontri personali? Intanto per chiarire problematiche sul battesimo nello Spirito e per fare tutte le domande necessarie, perché capisco bene che ci possono essere tante domande. E per essere rassicurati anche sulle cose che sono state già discusse ma non chiarite. Oppure per pregare perché possiamo avere la fede e l'incoraggiamento necessario perché possiamo mettere in fuga le esitazioni, i timori, poi anche i dubbi o le preoccupazioni, oppure tante volte le tentazioni che ci sono, che sono quelle opere che impediscono di rimettere in Dio la nostra fiducia. E ancora dei chiarimenti circa quello che può essere il dono dello Spirito, quello del dono del lingua in modo particolare. Tralascio alcune cose e vorrei concludere questa prima parte con quella che è l'espressione che troviamo negli Atti 19, la storia di San Paolo che arriva ad Efeso, dove trovò alcuni discepoli e disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto, quando vi siete convertiti? E questi gli dicono: non sappiamo neanche che esiste uno Spirito Santo. E allora San Paolo li istruisce, li ammaestra, prega su di loro e questi ricevono il dono dello Spirito. È una domanda affascinante perché Paolo chiaramente si aspettava che la gente potesse dire se avesse ricevuto sì o no lo Spirito Santo. Se io vi domandassi: avete ricevuto lo Spirito Santo? Sì. Sì, e gli effetti? E gli effetti? Allora, se ci sono gli effetti, noi abbiamo la certezza che abbiamo ricevuto lo Spirito. Per fede noi sappiamo che l'abbiamo ricevuto. Quando l'abbiamo ricevuto? La prima volta, il giorno del battesimo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Questo lo sappiamo per fede. Ci crediamo? Sì. È sicuro che l'abbiamo ricevuto? Sì. Adesso vi faccio una domanda: ma l'avete attivato sto Spirito Santo? Così così. Boh, forse qualche volta. Allora, la domanda implica che evidentemente Paolo, osservando la vita della gente, poteva dire che probabilmente non avevano ricevuto lo Spirito Santo. Tu vedi una persona se ha ricevuto lo Spirito Santo oppure no? La vedi? La vedi dagli effetti, dai frutti. Dai frutti si riconosce l'albero, lo dice Gesù. All'inizio di questo terzo seminario dovremmo veramente farci questa domanda. Se Paolo si aspettava di dire se avessero o meno ricevuto lo Spirito Santo, anche noi possiamo domandarci: ma la nostra vita di fede cristiana ha una vitalità spirituale? Ci crediamo sì, ma abbiamo attivato la nostra fede? Ecco lo scopo del seminario di vita nuova nello Spirito: attivare la fede, attivare lo Spirito Santo in noi, attivare il dono ricevuto. Lo scopo della venuta di Gesù qual è? Quella che troviamo, lo scopo della venuta di Gesù lo troviamo nel profeta Ezechiele al capitolo 36. Quando Dio vuole mantenere la sua promessa, cosa dice? Ecco,
vi darò un cuore nuovo, riverserò dentro di voi uno spirito nuovo, estrarrò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. È proprio questo lo scopo della venuta di Gesù. Gesù non è venuto solo per rivelarci una verità, per dirci cosa dobbiamo fare o non fare, o per darci delle soluzioni. Gesù viene per donarci lo Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. E quindi se accettiamo Gesù come Signore, ci potrà dare la libertà e la vita nuova. Cosa dice Giovanni Battista quando si parla di Gesù? Io vi battezzo in acqua, ma lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Con lo Spirito Santo. Quindi, perché Gesù è venuto? Proprio per battezzarci nello Spirito, per donarci lo Spirito. Battezzati nello Spirito, questa è una dichiarazione molto importante, che gli autori del Vangelo la considerano come lo scopo della venuta di Gesù. Gesù viene per eliminare la barriera tra noi e il Padre. Gesù inizia a parlare della venuta dello Spirito Santo e dell'importanza di questo evento. Troviamo due riferimenti importantissimi, Giovanni 13 e Giovanni 16. Giovanni 13, Gesù afferma: lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà quello che io vi ho detto. Ancora, in Giovanni 16 ha ripetuto la promessa: lo Spirito Santo scenderà su di voi. Dopo la sua morte e la sua risurrezione, Gesù apparendo, lo troviamo proprio all'inizio degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, versetto 5, dice così: Giovanni ha battezzato con acqua, ma fra non molti giorni sarete battezzati con lo stesso Spirito Santo. Poi sarete miei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Galilea, in Samaria e fino agli estremi confini della terra. Quindi Gesù mantiene la promessa del battesimo nello Spirito. Sono promesse mantenute, sono le promesse che Gesù afferma: noi riceveremo lo Spirito Santo. E ci dice che lo Spirito Santo avrebbe prodotto cambiamenti nella gente, dato loro il potere di diventare suoi testimoni. E quando lo Spirito discese sugli altri cristiani, qualcosa avvenne anche a loro ed essi poterono sperimentare la potenza nuova nello Spirito. Il giorno di Pentecoste ci fu questo suono potente, questo frastuono, questo rombo di vento impetuoso, e poi le lingue di fuoco, e poi tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito li faceva parlare. Vediamo tre episodi che vengono narrati negli Atti degli Apostoli, tre diversi gruppi di cristiani che ricevono lo Spirito Santo come era avvenuto nel giorno di Pentecoste. Per la Pentecoste avviene questa effusione dello Spirito su chi? Sugli Apostoli radunati con Maria e gli altri discepoli nel Cenacolo. Poi ci sono altre tre effusioni dello Spirito, qualcuna l'ha citata anche Pio nel primo intervento. In Samaria, negli Atti al capitolo 8, si parla di Filippo che era andato a predicare Gesù. Poi Pietro e Giovanni andarono laggiù ad imporre le mani ai samaritani che furono riempiti di Spirito Santo. La narrazione non accenna al parlare in lingue, ma dice che successe qualcosa talmente speciale e straordinario che Simone il mago, questo faceva il mago, faceva dei trucchi, dei prestigio, indubbiamente riusciva a compiere qualche meraviglia con i propri sortileggi, con i propri trucchi. Rimase talmente impressionato che accostò San Pietro e gli disse: senti, ti do dei soldi, ma mi devi dare pure a me questa, mi devi svelare come fai a fare questo, te pago. E lì succede un guaio proprio per questo poverino. E un altro racconto lo troviamo negli Atti 10. Allora, se lì successe questa cosa straordinaria, sicché un pagano capisce che c'è l'effetto del ricevere lo Spirito Santo, anche in Atti 10 troviamo questo in casa di Cornelio. Pietro era andato a predicare il Vangelo
E stava ancora parlando quando lo Spirito Santo discese su tutti i presenti, e la scrittura dice che furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue e a profetizzare. Quindi quando scende lo Spirito Santo? Durante una predica di San Pietro. Se tutti predicassero come predicava San Pietro, invece di far addormentare i fedeli nell'omelia i nostri cari parroci, compreso me, il primo io, sicuramente tutti riceveremmo lo Spirito Santo e inizieremmo a parlare lingue nuove, profetizzare e vedremo gli effetti della grazia. Ancora un altro brano, in Atti 19, che parla di Paolo ad Efeso. Quando viene a sapere che quella gente non ha ancora ricevuto lo Spirito Santo, ma che era solo stata battezzata con il battesimo di Giovanni il Battista, parlò loro di Gesù, li battezzò ed impose le mani, ed essi furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in lingue e a profetizzare. Da tutti e quattro questi testi risulta chiaro che succede qualcosa di straordinario, che tutti potevano sperimentare che la vita di quelle persone cambia e cambiano anche le relazioni delle persone coinvolte. Tant'è che viene detto, guarda quei cristiani come si amano. Viene detto che i cristiani si amavano tra di loro. Gli effetti dello Spirito Santo sono proprio l'amore, l'amorevolezza all'interno di una comunità. Quando agisce lo Spirito Santo e non agisce lo spirito dell'uomo, spirito che produce invidia, divisioni, fazioni, maldicenze, ce li leggiamo tutte quelle che sono le cattiverie che produce il nostro spirito, non lo spirito del diavolo, lo spirito maligno, quello non c'è bisogno, quello dorme, dice no, queste babbe sono, ci pensano loro stesse, mi fanno il lavoro, c'è bisogno che mi scomodo io, se ne sta all'inferno, là al calduccio, perché un po' di freddo fa in questo momento, no? Un po' di freschetta c'è, cioè, no, cioè, non mi preoccupo, ci pensano tra di loro ad azzannarsi. Guardate, io vi dico una cosa, lo disse Papa Francesco proprio incontrando i sacerdoti, i martiri realizzano l'unità della Chiesa, il vero ecumenismo, perché quando i terroristi uccidono i cristiani non gli domandano se sono ortodossi, cattolici, copti, armeni, non glielo domandano, per loro sono cristiani, sanno che appartengono a Gesù Cristo, cioè loro ci credono che noi apparteniamo a Gesù Cristo, mentre tra di noi quasi quasi che Gesù Cristo ce lo teniamo uno da una parte e uno dall'altro. In quale parrocchia sarebbe andato Gesù? Avrebbe scelto la parrocchia, quale parrocchia avrebbe scelto per andare? Nella chiesa madre, nel santuario diocesano, dove sarebbe andato? Si devono mettere d'accordo i sacerdoti, perché se no non va in nessuno dei tre posti, perché o viene da me o non ci deve andare da nessuno, alla fine è così, ecco. Allora, al di là di questa battuta che qualcuno potrebbe anche arricciare il naso, ci fu un vescovo una volta che disse questo, non era l'ultima arrivata, dice stanotte è Natale, io penso che forse Gesù se nascesse oggi non verrebbe a nascere qui in cattedrale, sicuramente nascerebbe nei portici della stazione ferroviaria, e quindi forse ci troviamo noi nel posto sbagliato, perché lui ha scelto gli ultimi e non i posti dell'elite. È vero, questo ci dovrebbe far riflettere. E poi il comportamento dei cristiani fa riflettere. Se riceviamo lo Spirito Santo, se ne accorgono le persone, dai frutti dello Spirito. Queste promesse sono valide anche oggi? Sì, non sono solo per i primi secoli della Chiesa, quando c'erano delle manifestazioni straordinarie. Deve essere per noi una norma nella vita cristiana. Lo dicevo poco fa, quando il Papa fa il miracolo, fa le guarigioni, ma perché? Perché è un Papa carismatico questo? No, tutti i successori di San Pietro possono fare questo, o no? O perché uno è più portato e l'altro è meno portato? No, tutti lo stesso possono fare. E si parlano in altre lingue, ma davvero?
Veramente c'è questo parlare in lingue, ve l'ho spiegato poco fa. L'azione del parlare in lingue che prevede la nostra resa alla grazia dello Spirito permette alla onnipotenza di Dio di attraversarci per raggiungere e per parlare ancora una volta a Dio, e quando Dio parla, crea. Dio disse sia la luce, e la luce fu. E Dio disse e si è fatto così, e così viene fatto. Se quindi lo Spirito di Dio parla attraverso di noi e noi gli permettiamo di parlare attraverso di noi, lo Spirito di Dio può compiere meraviglie. È lo Spirito di Dio che opera ancora. L'esperienza bellissima, tra qualche giorno, mi pare che sia la notte fra il, sì, ve lo dico con certezza, la notte fra il 17 e il 18 febbraio, adesso fa 49 anni, nel 1967, ci fu la nascita del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Come? Si riunì un gruppo di ragazzi nella cappella dell'università, e si misero a pregare, perché volevano sperimentare se veramente lo Spirito Santo potesse fare ancora oggi, questa era la loro domanda, se poteva fare ancora in quel tempo gli stessi prodigi, gli stessi effetti che aveva fatto 2000 anni fa. Poteva o non poteva? Sì. E si misero a pregare. E avvennero cose straordinarie. Capirono che lo Spirito Santo, vennero battezzati nello Spirito Santo, e ci fu veramente una scoperta nuovamente meravigliosa dei doni, dei carismi, dell'azione veramente dello Spirito. Qual era la reazione di quelli che ascoltavano per la prima volta? Reazione e avversione. Quando iniziavano a dire queste cose, ecco, iniziavano ad avere avversione tutti. No, non può essere. Pensate, il Papa dice, sì, ci sono quelli là che ora lo Spirito Santo l'hanno fatto diventare una scuola di samba. Lui, giovane sacerdote, disse questa espressione. E poi disse, e mi accorsi invece che sbagliavo, che avevo sbagliato. Guardate che grandezza. La vera grandezza sta nell'umiltà di dire che quando una persona ha sbagliato, riconosce che ha sbagliato. Questa è la prima grandezza. Non aver studiato, aver fatto degli studi, delle scoperte da luminari, ma riconoscere anche che quando uno sbaglia, diciamo in dialetto siciliano, sbaglio scecco, chi aveva testa è più rossa da noce in di acqua, figurati noi che ce l'abbiamo più piccola e beviamo pure ogni tanto del vino. Quindi che può succedere? Bene. Allora, qual è la prima cosa che bisogna fare? La prima cosa è chiedere a Dio in preghiera di liberarci da ogni problema e difficoltà che ci fosse di impedimento a ricevere lo Spirito Santo. La prima cosa è chiedere in preghiera che il Signore ci liberi da ogni problema e difficoltà che ci fosse nel ricevere lo Spirito Santo. Quando avviene questo, iniziamo veramente a sperimentare noi e anche quelle persone che devono ricevere lo Spirito un senso di liberazione. Se tu preghi, e quindi quelle paure, quelle reticenze non ci sono più. Ancora, quando noi permettiamo allo Spirito di agire in noi attraverso la preghiera, si attiva il dono del pregare in lingue. Tante volte noi, quando proviamo a ricevere questo dono, non sappiamo esattamente che cosa fare, ma bisogna fare un passo nella fede e iniziare a parlare. La prima cosa che devi fare è iniziare a parlare, aprire la bocca, proprio fare l'azione del parlare. Se tu non fai questa azione e tieni la bocca chiusa e la lingua serrata, puoi parlare con la bocca chiusa. Allora, apri la bocca, inizia proprio a proferire qualche cosa e iniziano a uscire dei suoni. Che è una disarticolazione vocalica, chiamala come vuoi, tu puoi, come i bambini quando devono iniziare a parlare. I bambini quando devono iniziare a parlare che dicono?
già soggetto, predicato, complemento, ti fanno l'analisi logica, grammaticale, ti fanno l'analisi del periodo, i bambini non penso, iniziano a balbettare qualche cosa. Certo, ci può essere uno shock iniziale, ma dobbiamo entrare in questa consapevolezza che qualsiasi cosa tu stai dicendo in quel momento, pure se ti viene da ridere pensando ma che sta dicendo, tu pensa che in quel momento tu stai lodando Dio. Tu devi avere questa consapevolezza, qualunque cosa io sto dicendo è una lode che Dio sta accogliendo. E quello che Dio sta accogliendo è che gli angeli stanno ricevendo, che gli angeli stanno cantando con me. Poi pensa, se io dicessi Kadosh, 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 ripetete, Kadosh, 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 sapete cosa significa? Santo, santo, santo. Dove pensate che gli angeli in paradiso cantano così? Dice, ma veramente? Avete detto quello che dicono gli angeli in paradiso. Se in questo momento qualche angelo sta passando da qua e sente, dice, ma cacci un pezzo di paradiso, sono arrivato! Capite, no? Ecco, noi attiriamo la benedizione. Dio stesso se passa e se Kadosh, 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 dice, qua sono in paradiso, ci sono i miei, quanto vado? Sono a casa. Capite, no? Ecco, capite bene che in quel momento non dobbiamo capire noi quello che stiamo dicendo, ma Dio lo sta capendo. Dio lo sta capendo, questo è meraviglioso, no? Questo ci mette, potremmo dire già, nella condizione della vittoria. È un po' come quando si è seduto qualcuno alle scuole elementari o medie per gli esami, ti siedi e dico, un argomento a piacere. Cioè, che ti devo dire? Ma parlami di che bella giornata c'è oggi. Tanto sei promosso, lo vuoi capire che sei promosso? Ormai, ecco, così è. Dio, veramente, con Dio non dobbiamo fare gli esami di maturità. Per Lui già siamo oltre. I primi effetti del dono delle lingue. Ecco, tante volte possiamo essere scoraggiati, addolorati per qualche situazione, perché magari dobbiamo intercedere per qualche cosa. Vai dal Signore e inizia a cantare in lingue, una melodia, un canto nuovo. Tu vedrai come avvertirai una sensazione di sollievo e vedrai come qualche situazione particolare, qualche situazione difficoltosa, qualche situazione di dolore, di lutto, si trasforma in gioia. Trasformerò il vostro lutto in gioia, il vostro lamento in canti di lode, così in danze. Ma se Dio lo ha promesso, lo fa. E ancora, il dono delle lingue è un dono di preghiera. È lo Spirito che prega in noi, ci dice San Paolo alla lettera ai Romani. Noi non sappiamo come dovremmo pregare, ma lo Spirito prega in noi con significati troppo forti per essere espressi in parole. E quindi sarà Dio a guidarci. La parola di Dio, quando tu la apri, ti darà il chiarimento. Uno dei primi giovani che pregò, che fece questa esperienza del battesimo nello Spirito, aveva sua mamma che gli avevano detto che stava gravissima, la dovevano portare in sala operatoria, non sapeva come sarebbe, e lui se ne andò a pregare e si mise a cantare in lingue. E dopodiché c'era la Bibbia riaperta e vide che c'era Giovanni 11 e c'era scritto: se credi vedrai la gloria di Dio. Dice, tu mi stai dicendo, Signore, tu mi stai dicendo che se io ci credo vedrò la gloria di Dio. E ci credo. E continuò a cantare. E poi ebbe la comunicazione dopo qualche giorno che sua mamma, che era entrata in sala operatoria, che c'era, era uscita miracolosamente da quell'intervento in maniera straordinaria. Aveva capito che Dio gli stava parlando attraverso quella parola. Forse l'aveva ascoltata tante volte, l'aveva letta tante volte, ma quel momento aveva capito che era Dio che gli parlava. Non era più una frase scritta, ma era una frase che Dio stava pronunciando a lui in quel momento. Ecco perché quando apriamo la Bibbia, dopo la preghiera o nella preghiera, aprite la Bibbia, in questo momento Dio sta parlando al popolo e dobbiamo proclamarla la parola. Poi ci sono quelli che dice, ma sai,
15 minuti fa, prima che finisse la messa, c'era una cosa, la posso leggere, te la dico a te. Non mi devi dire niente, perché Dio voleva parlare e tu gli hai chiuso la bocca. È così. Se quel momento il Signore ti dice di dirlo, dillo. Ma mi vergognavo. Sono altre le cose di cui vergognarsi, non di parlare, di prestare la voce a Dio. Bene, e quindi ancora di più si sperimenteranno i frutti dello Spirito. Carità, gioia, pace, pazienza, gentilezza, sopportazione, dominio di sé. Questo che può sembrare un elenco di, che abbiamo magari letto tante volte, che ci hanno fatto imparare anche al catechismo, diventa invece un risultato nella nostra vita, diventa quasi una meta, un traguardo nella nostra vita cristiana. Sperimentiamo il frutto dello Spirito. I doni dello Spirito, quindi, sono vivi, efficaci in noi, non più come delle ricompense per coloro che stanno facendo un cammino spirituale o sono degli esseri spirituali, ma sono strumenti per servire gli altri. Lo dicevo poco fa, la guarigione ad esempio, se preghiamo perché guarisce quel fratello, quella sorella, perché guarisca e quella persona guarisce realmente, è ovvio che il dono è un servizio per l'altro. Se tu fai una profezia e quella profezia colpisce il cuore, la vita di quella persona, di quella sorella, di quel fratello, è perché Dio attraverso di noi li sta incoraggiando, li sta esortando. Nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12 San Paolo espone i dettagli dei doni dello Spirito e ci dice: a ciascuno è dato la manifestazione dello Spirito per il bene comune, per ciò che è utile nella comunità, per ciò che è necessario. In altre parole, questi doni sono dati per edificare gli altri, perché la comunità cresca. E quindi inizia un risultato nella nostra vita, si iniziano a vedere e a sperimentare dei risultati. Certo, molti di noi abbiamo già ricevuto i sacramenti e agisce Dio attraverso i sacramenti, ma anche attraverso questa preghiera straordinaria vedremo anche efficacemente degli effetti. Sono degli effetti tangibili, sensibili, dove anche i sensi, quindi la vista, l'udito, l'olfatto, sentire il profumo di Dio. Può capitare, tu vai, quando andavano da Padre Pio non sentivano il profumo, cioè, che profumo era? Oppure anche lo sperimentare tangibilmente determinate cose. Bene, concludendo, cosa succede quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Quando riceviamo lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito, possiamo dire che è la liberazione della potenza dello Spirito. Che cos'è quando riceviamo lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito? È la liberazione della potenza dello Spirito. Un po' come quando togliamo il tappo allo spumante, alla bottiglia dello spumante. Che succede? Si può bere. Se no, cosa dovresti fare? Se non togli il tappo, che cosa fai? Ti puoi mangiare la bottiglia, ma non è buono. E noi dobbiamo liberare la potenza dello Spirito e quindi sperimentare questi sperimentare come lo Spirito Santo, pur se era presente, era imbottigliato e quindi non può uscire, non può agire se noi non gli togliamo il freno, se noi non gli diamo il permesso di agire. Bene, sperimenteremo allora poi anche delle relazioni diverse, dei cambiamenti nei nostri rapporti, una benevolenza diversa, un affetto diverso, e tutti noi, ecco, cresceremo in questa maturità cristiana, ci accetteremo per quello che siamo e non solo, finiranno i momenti degli alti e dei bassi nella nostra vita, momenti di eccitazione o momenti di depressione. Le sindrome bipolare, come si chiama? Bipolare, quella dell'indemoniato di Gerasa, che era per le valli e per i monti, significa una volta era giù, una volta era su. Ci sono quelle persone che non sai come ti devi comportare, a che sono euforici, a che sono depressi, è tutta una cosa.
a che non gli puoi dire che begli occhi che hai, a che perché non mi hai domandato come sto, se gli dici ciao è perché glielo dici, se non glielo dici è perché non glielo dici, se li lasci stare è perché li hai lasciati nell'indifferenza, e se invece lo Spirito Santo cosa fa? Cosa ci dice? Quali sono gli effetti? Io ogni monte sarà abbassato e ogni valle sarà appionata, colmata. Questo è l'effetto dello Spirito. Allora capiamo anche il Vangelo, quando lo ascoltiamo, ci aspetta, non dobbiamo essere con gli alti e bassi nella nostra vita, no, no, dobbiamo essere sempre equilibrati, sempre con, ecco, il cuore, potremmo dire, sulla stessa lunghezza d'onda, né troppo alti né troppo bassi. E ancora, vivendo la vita nello Spirito, svilupperemo l'amicizia e la comunione in Cristo, svilupperemo la vita di preghiera, impareremo a rivolgerci a Gesù ogni giorno, saremo più aperti alle sue ispirazioni. C'è qualcosa che ti turba? Vai a dirlo a Gesù. Poco fa io ho ricevuto una notizia che mi ha intristito tantissimo, tantissimo. Sapete cosa ho fatto? Me ne sono andato in cappella e gliel'ho raccontata a Gesù. Ho detto, senti, c'è questa cosa che vedi di là tu. Sospendo il giudizio su quello che ho sentito, su quello che ho visto, una cosa bruttissima, terribile, che come prete mi destabilizza. Personalmente come prete mi destabilizza. Mi fa capire com'è importante fare esperienza dello Spirito Santo, altrimenti siamo soggetti alla tentazione. Siamo soggetti al disastro che il maligno vuole compiere sull'uomo, sulla Chiesa, sulle comunità, sulle popolazioni. Così non ci sono delle situazioni che non vanno, tu subito vattene da Gesù e glielo dici a Lui. Ecco, che significa avere questa intimità con Dio. È inutile che te la racconta a te. Dice, ma che cos'è? Che cosa gli ha tolto il sonno a Padre Vangelo? Niente, stanotte dormo meglio. Sicuramente. Perché se sono delle cose che io non posso cambiare, lo dicevamo poco fa, tu con serena fiducia le metti nelle mani di Dio. Siamo nella cripta del Sacro Cuore di Gesù, pensaci tu e io non ci penso più. È chiuso. Basta. Così poi alla fine scende subito una pace, ve lo posso sincerare, una pace, una serenità. Ah, grazie Gesù, veramente. Poi alla fine non, nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Chi ha Dio nulla gli manca. Veramente è la pace nel cuore. E non mi manca niente. O Dio o tutto. Come diceva un santo che io sono molto devoto, San Giovanni Bosco, se Dio è dalla nostra parte abbiamo la maggioranza assoluta. È così, siamo vincitori già. Alla fine è così. Se Dio è dalla nostra parte, già abbiamo la maggioranza assoluta, abbiamo vinto. Su questo veramente ci dia il Signore questa grazia. E che anche questi corsi che facciamo non siano tanto degli insegnamenti, ma siano delle opportunità per un radicale stravolgimento della nostra vita attraverso l'opera dello Spirito Santo. Andiamo allora in questo momento proprio a fare un momento di preghiera molto semplice, così come lo sappiamo fare ad alta voce, invochiamo nuovamente il dono dello Spirito e chiediamo veramente a Dio di dilatare i nostri cuori. Proprio una delle cose che dobbiamo chiedere è di togliere gli ostacoli, gli impedimenti che non permettono allo Spirito Santo di Dio di riversarsi in noi, oppure, avendo ricevuto lo Spirito, allo Spirito di essere libero di esprimere la sua potenza. Vieni Spirito Santo, vieni nel nome di Gesù. Spirito del Dio vivente, cresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, cresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.
fonte d'acqua viva, purifica i cuori, fonte della vita, ravviva la tua fiamma, fonte serata a tutti. Grazie altrettanto.